Per il rugby in Serie C2 il Tradate si aggiudica il derby con gli Unni Valcuvia per 28 a 19, mentre in Serie B il Rugby Varese torna a casa con un punto dalla trasferta in Sardegna. In Serie B il Varese torna a casa dalla trasferta di Capoterra con un punto dopo un primo tempo tutto in salita e chiuso sul 21-3 in favore della squadra sarda. La bella rimonta dei biancorossi però non si concretizza, non sono bastate le due mete realizzate, una di punizione e l'altra di Pellumbi, entrambe trasformate da Piazza. Finisce 21-17, un risultato che alla vigilia poteva anche essere sottoscritto, ma che alla luce del match sta un po' stretto ai varesini, che hanno dato una buona risposta dopo la debacle della scorsa settimana. Ora però sono attesi dal proibitivo impegno casalingo di domenica prossima con la capolista Sondrio. Nel campionato di Serie C2, derby a Cassano Valcuvia tra Unni e Tradate. La vittoria è andata agli ospiti di Coace Zecchin, che si sono imposti per 28 a 19. Tradate subito in vantaggio dopo 3 minuti con un piazzato di Corti. Al 25esimo arriva anche la prima meta, realizzata da Mascheroni e trasformata sempre da Corti, per il primo parziale di 10 a 0 a favore degli ospiti. 2 minuti dopo gli Unni vanno in meta con Piero Bom, dimezzando lo svantaggio. Una punizione di Corti porta a 13 i punti di Tradate, mentre sul finale del tempo arriva la seconda meta della Valcuvia, trasformata poi da Alberto Rossi, che chiude il primo tempo con i padroni di casa sotto di un punto, 12 a 13. In avvio di ripresa arriva la seconda meta personale di Mascheroni, trasformata da Corti. Al 20esimo il Tradate allunga con Barberio per il momentaneo 25 a 12. Ancora Piero Bon per gli Unni accorcia il distacco, ma allo scadere il piazzato di Corti fissa il punteggio sul 28 a 19 per Tradate, che in classifica sale a quota 14, mentre al comando ci sono Cesano Boscone e Verbania con 19 punti, seguiti da Malpensa con 18, mentre gli Unni rimangono fermi a quota 1. Il Valcuvia ha perso contro il Tradate, peccato che non avete preso nemmeno il punto di bonus sfumato alla fine. Sì, oggi è mancato il punto di bonus, sfortunatamente, è frutto di una partita molto nervosa su quel lato. Oggi abbiamo commesso molti falli, molta poca disciplina in campo e Tradate è stato cinico, ci ha punito subito. Ti trovi meglio pilone o seconda linea? Ah, io ho sempre cominciato da pilone, ho sempre giocato pilone, e quindi il ruolo da pilone lo preferisco rispetto alla seconda linea. Anche Quindi di va bene lo muro stesso. pilone oggi. Sì, oggi avevamo la coppia, penso, titolare della squadra, la coppia dei tempi, diciamo, e quindi la mischia ordinata è andata abbastanza bene, anche la mischia del Tradate è stata molto brava e ci siamo equivalsi oggi nelle mischie, diciamo, non c'è stata una supremazia né da una parte né dall'altra. In touche. Le touche nostre oggi le abbiamo vinte tutte, non le abbiamo perse neanche una. Sono andate bene dalla prima touche, da una touche è venuta fuori la prima meta con Matteus. E per il resto andate bene, abbiamo provato a rubarle loro, ma non ci siamo riusciti molto bene. Quest'anno un'anomalia, Ivan, è stato il calendario, tante partite in casa all'inizio. Adesso abbiamo fatto tutti i match interni, è andata, cioè, va bene, è così il campionato è questo, quindi vorrà dire che al ritorno faremo 4 match tutti in trasferta e ce la giocheremo così. Andava sfruttato un po' di più questo fattore campo. Sì, diciamo che la prima partita è questa, ce la siamo giocati un po' di più rispetto col Verbania. Potevamo magari portare a casa qualche punto in più. Oggi è mancata un po' la precisione e veramente tanti falli, tante di quelle cose non ci hanno permesso di portare a casa il risultato. Lorenzo, terza vittoria su 4 Sì. in questa stagione. Sì. Diciamo che inizio stagione un po' sofferto quest'anno, stiamo un attimo sistemando un po' di cose, abbiamo cambiato un po' modo di gioco e stiamo sperimentando, abbiamo giocatori giovani, c'è un po' un cambio generazionale,
quindi stiamo un po' soffrendo a portare a casa queste partite, però diciamo che il lavoro che stiamo facendo sta iniziando a vedersi qualche frutto, quindi siamo fiduciosi per la continuazione del campionato. Chi è che hai visto particolarmente bene oggi? Oggi ho visto molto bene Agliardi, mediano di Mischia, e anche Marcelli che ha giocato centro, e ci sono anche arrivati buoni segnali da Pina Paolo, che è un esordiente, è un ragazzo giovane, comunque è la sua seconda presenza e si stanno comportando molto bene. Il fatto che appunto siano giocatori molto giovani ci fa un attimo essere tranquilli sulla continuazione del campionato. Un altro dei giovani, Luca Sanchez. Sì, è un ragazzo di 17 anni che sta iniziando a giocare con noi quest'anno, anche se comunque è cresciuto nelle giovanili del Tardate. L'anno scorso si è allenato con la prima squadra, anche se non poteva ancora giocare. Si sta comportando bene, è molto giovane. Di origine argentine. Vabbè, poi quello conta e non conta. Però comunque sta crescendo, ogni partita ci fa sempre vedere che sta crescendo un po' di più, e anche lì buoni segnali per il futuro.